Ciao, buongiorno. Allora, aspettiamo un attimo. Vediamo prima di iniziare se si collega qualcuno. Oggi dove sono io c'è un sole meraviglioso e anche se tanto vento. Non so se si sente un po', ma si sente attraverso le porte e le finestre. Allora, io oggi volevo parlare. Già ne ho parlato in passato, ma spesso ce lo dimentichiamo. Ci dimentichiamo che in realtà quando noi vogliamo raggiungere qualcosa e non lo raggiungiamo, dobbiamo ovviamente sempre fare un'analisi onesta e consapevole su noi stessi, sulla nostra realtà, su dove abbiamo il nostro punto di attenzione. E spesso c'è un termine in psicologia che si chiama negazione, perché spesso non vediamo proprio pensiamo che stiamo andando verso un punto, ma in realtà non ci stiamo andando, perché non siamo abbastanza consapevoli. Quindi una delle cose sicuramente da aggiungere nella nostra vita, di cui parlo sempre, è il silenzio. Perché quando portiamo silenzio è quando iniziamo a vedere le nostre cose, la realtà, la vera realtà di quello che accade dentro di noi. Perché tutto quello che accade fuori, tutto il rumore di fuori ci impedisce di vedere quello che c'è dentro. E quindi è sicuramente importante creare quel tipo di silenzio, quel rallentare di cui parlo sempre. E quindi parliamo un istante di una volta però che creiamo quella consapevolezza, dobbiamo anche iniziare a essere veri con noi stessi ed affrontare quello che c'è nella nostra vita per andarci ad allineare con quello che vogliamo raggiungere. E tante volte noi riusciamo a iniziare ad allinearci con quello che vogliamo raggiungere, però ci sono tre ostacoli che io ho riletto recentemente nei testi del buddismo, ma in realtà tutti i maestri, diciamo anche spirituali, che ho conosciuto nella mia vita, in qualche modo ne hanno sempre parlato in modo molto simile. E quindi parliamo di questi tre ostacoli. Quindi il primo ostacolo è la pigrizia. Quindi noi vogliamo raggiungere qualcosa e dopo un po' diventiamo pigri. Diventiamo pigri, troviamo delle scuse e c'è anche la procrastinazione, che è una parola molto conosciuta, diciamo, e iniziamo a impigrirci e lasciare perdere il nostro obiettivo, che può essere uno qualsiasi, anche una dieta, per esempio. Una dieta fatta senza, insomma, iniziata a farla da soli, e poi c'è un istante che dite: vabbè, dai, ma che cosa vuoi che sia? Intanto non mi vede nessuno, mi mangio questa cosa. E quello è la pigrizia, è il crearsi le scuse nel raggiungimento del nostro obiettivo. La seconda è la paura del cambiamento, perché magari poi se adesso lasciamo perdere la dieta per perdere peso, ma se cambiamo dieta, proprio il modo di mangiare, no? Io faccio sempre l'esempio, no? Uno vuole diventare, per esempio, vegetariano o vegano e tutta la famiglia intorno a sé è abituato da 40 anni, da 50 anni, da 20 anni, non lo so, ad averti in un certo modo. E quel cambiamento ci può creare una paura interiore di essere rifiutati. E quindi spesso poi lasciamo perdere perché quella paura dell'essere rifiutati ci riporta a tornare come siamo abituati a fare, le nostre abitudini, che però ci allontanano sempre di più dal nostro obiettivo o ce lo lasciano completamente andare. E uno dei più importanti di questi ostacoli è la mancanza di supporto. La mancanza di supporto è praticamente ciò che non ci farà raggiungere il nostro obiettivo. Perché anche se non abbiamo i primi due di obiettivi,
non abbiamo questi primi due ostacoli, la paura del cambiamento e la pigrizia. Se noi abbiamo il supporto intorno a noi, riusciamo a superarli. Senza il supporto è molto difficile, si arriva fino a un certo punto, ma da soli, senza il supporto, come quando facciamo una crescita personale, da soli, senza il maestro, a un certo punto non riusciamo ad andare oltre, ma perché non vediamo, non abbiamo questa visione più ampia di noi stessi e non abbiamo una visione oggettiva di noi stessi. Se vogliamo diventare vegani e tutti intorno a noi sono carnivori, e alla fine non sa, oltre a magari che ci prendono in giro, magari non abbiamo un'ispirazione, non abbiamo qualcuno che magari ha già fatto questo davanti a noi e che ci aiuta e che ci fa capire l'importanza della nostra scelta, di qualsiasi scelta. Adesso questo era un esempio. Magari vogliamo scrivere un libro che probabilmente magari è di una nostra esperienza molto profonda. Magari abbiamo subito qualcosa e ne vogliamo parlare per aiutare le altre persone a non passare la stessa cosa. E magari iniziamo a scrivere e poi diventiamo pigri. Ah, ma tanto l'hanno già scritto meglio di me. Vabbè, lo farò il weekend quando ho tempo. E quindi spesso e volentieri questo ci porta, ci allontana, ma se noi abbiamo vicino a noi delle persone che quando entriamo in questo senso di pigrizia oppure della paura del cambiamento, ci prendono per mano e ci dicono: no, vedrai, ce la puoi fare, è importante che tu lo faccia. Questa è la cosa più importante. E se riusciamo ad avere vicino a noi persone che hanno una visione un po' più ampia della situazione, perché spesso il supporto non vuol dire quello che ci serve in quel momento, no? Si dice: dai a una persona il pesce, lo sfamerai per un giorno, insegnagli a pescare e gli darai da mangiare per tutta la vita. Supporto vuol dire questo. Magari all'inizio dare la mano vuol dire invece lasciare andare. E magari all'inizio sembra una cosa difficile, più difficile, sembra che quella persona non ci stia supportando. E invece in realtà ci sta dando il regalo più grande, ci sta dando l'opportunità per crescere e per riuscire a fare quello che vogliamo raggiungere. Quindi, ricapitolo, i tre ostacoli che spesso ci impediscono a raggiungere un nostro obiettivo, secondo il buddismo e secondo anche tante tecniche di mindset nel business, sono la pigrizia, quindi procrastinare e trovare scuse per non farlo, la paura del cambiamento, perché magari abbiamo paura che qualcuno, se noi cambiamo, ci possa rifiutare e non amare più, ma in realtà poi quello non è amore, no? Si capisce bene. E poi non avere il supporto. Quindi avere intorno a noi una community o comunque delle persone che ci supportano nel modo giusto, quindi non soltanto imboccandoci tutto il tempo. Queste sono, insomma, i tre ostacoli. E adesso, dopo aver parlato di questo, andremo a fare una piccola meditazione silenziosa in cui possiamo andare a contemplare anche su questo, perché spesso anche nel buddismo si contempla su un qualcosa di cui si è parlato o si è studiato o si è letto, perché poi in quel silenzio si va a elaborare quello di cui, insomma, che si è appena sentito. Quindi andiamo a chiudere gli occhi. In qualsiasi posizione tu sia, andiamo a rilassare le spalle, il viso. Creiamo spazio tra i denti sopra e i denti sotto. Creiamo spazio nella fronte. Con il corpo fermo, immobile, andiamo a portare l'attenzione al nostro respiro.
Piano piano il respiro si calma, respiriamo con il naso. Respiro lungo, profondo, lento. Osserviamo quello spazio interno. Osserviamo quel silenzio. Portando in quel silenzio i nostri sogni, desideri, obiettivi. Che ognuno di noi merita di raggiungere. Ognuno di noi merita di raggiungere questi obiettivi. Osserva dentro di te se hai uno di questi ostacoli, questi ostacoli. Sii sincero con quello che vedi. Osserva se le azioni che fai quotidianamente ti stanno portando verso il tuo desiderio o se lo stai allontanando. Promettiti, se veramente vuoi raggiungere quel desiderio, di osservare quando arriva la pigrizia, osservare quando arriva la paura del cambiamento. E avere il coraggio di chiedere aiuto e supporto. Lentamente ritorna ad osservare il tuo respiro.
Con amore ritorna a osservare il tuo corpo. E osserva il tuo corpo con l'occhio della mente seduto nella stanza. Ricordandoti che tu sei una persona unica. La tua unicità, il tuo valore è estremamente importante in questo mondo, specialmente in questo momento. Lentamente portiamo le mani davanti al petto con i pollici che toccano lo sterno. Ancora con un respiro profondo. E poi lentamente posso riaprire gli occhi. Solo tu puoi sapere veramente cosa sta accadendo al tuo interno? Prenditi istanti di silenzio, è importante, specialmente in questo momento, per portare fuori questa tua unicità e poter aiutare chi ne ha bisogno e anche te stesso. Quindi grazie e a prestissimo. Ciao!